Ciao ragazzi e benvenuti sul canale. In questo video vediamo il discorso avanzamento per quanto riguarda il tornio e la fresa, quindi vediamo cosa ci comporta questo sulle macchine utensili e poi parliamo anche della profondità di passata. L'avanzamento nelle macchine utensili è la distanza percorsa dall'utensile per ogni giro del mandrino, normalmente simboleggiato con la lettera F, ed è espresso in millimetri al giro. Sugli inserti, l'avanzamento da adottare viene indicato dal costruttore sul retro delle scatole, insieme alla velocità di taglio e alla profondità di passata. Comunque, vale la regola generale che l'avanzamento in sgrossatura sull'acciaio è compreso tra un mezzo e un quarto del valore del raggio dell'inserto utilizzato. Questo vuol dire che se utilizziamo un inserto con raggio di punta di 0,4 mm, come avanzamento massimo posso mettere 0,2 mm, mentre come avanzamento minimo un decimo a giro. E se invece sto lavorando con un inserto avente il raggio di punta 0,8 mm, allora come avanzamento massimo posso mettere 0,4 mm a giro, mentre come avanzamento minimo due decimi a giro. Quindi questi sono gli intervalli di avanzamento da adottare. Se io dovessi dare un avanzamento più alto di quello massimo concesso, l'inserto sicuramente si romperebbe prima a causa dell'elevato sforzo, mentre se dovessi dare un avanzamento inferiore a quello minimo, anche in questo caso l'inserto si romperebbe molto prima a causa dell'elevata usura e della mal rottura del trucciolo. In sgrossatura personalmente utilizzo inserti con raggio di punta da 4 decimi e avanzamento 0,15 mm a giro. Questo per tenere gli sforzi al minimo, evitare le vibrazioni e salvaguardare la precisione della macchina. Adesso facciamo un esempio pratico. Imposto un avanzamento di 2 decimi a giro e potete vedere che se ruoto il mandrino di un giro, il carro e quindi l'utensile è avanzato di 2 decimi e questo è il mio avanzamento. Adesso invece vediamo la velocità dell'utensile. Quindi abbiamo impostato 2 decimi a giro di avanzamento e se faccio ruotare il mandrino a 250 giri al minuto ho una certa velocità dell'utensile o comunque velocità di avanzamento. Se invece faccio ruotare il mandrino a 700 giri al minuto, ho una maggiore velocità dell'utensile, o comunque una maggiore velocità di avanzamento. Vi ricordo che l'avanzamento è sempre 2 decimi a giro. Quindi possiamo tranquillamente dedurre che abbiamo un avanzamento che è diverso dalla velocità di avanzamento. Quindi abbiamo l'avanzamento che è espresso in millimetri a giro, è assoluto, infatti una volta impostato non varia mai, e questo ci determina principalmente la buona rottura del trucciolo e il livello di rugosità superficiale del pezzo lavorato. Mentre abbiamo la velocità di avanzamento che è variabile e dipende dall'avanzamento e dal numero dei giri del mandrino. Ovviamente più questi valori sono alti e più la velocità dell'utensile, quindi la velocità di avanzamento, sarà alta. E questo ci determina il tempo di esecuzione della passata sul pezzo lavorato. Quindi abbiamo che la velocità di avanzamento è uguale all'avanzamento per il numero dei giri del mandrino. E se facciamo un'analisi dimensionale, vediamo che è espressa in millimetri al minuto. Quindi uno spazio nel tempo non è altro che la velocità. Queste due grandezze sono molto diverse tra di loro e non vanno confuse. Purtroppo vengono chiamate avanzamento e velocità di avanzamento e questo crea molta confusione. Adesso facciamo un esempio su quello che abbiamo detto. Quindi devo tornire un albero dove uso inserti raggio di punta 0,4 mm, di conseguenza utilizzo un avanzamento di 0,15 mm a giro, con una rotazione mandrino di 400 giri al minuto e faccio una passata su un albero lungo 300 mm. Applichiamo la formula trovata in precedenza e abbiamo che la velocità utensile è uguale a 0,15 mm a giro per 400 giri al minuto.
e otteniamo 60 mm al minuto. Quindi in un minuto l'utensile percorrerà 60 mm. E quanto ci metterà per fare tutti i 300 mm? Per fare questo basta applicare la formula generale velocità uguale allo spazio fratto il tempo. Ricavando il tempo abbiamo spazio diviso velocità, quindi 300 mm diviso 60 mm al minuto e abbiamo 5 minuti. Anche qui facciamo un'analisi dimensionale e alla fine risultano i minuti. L'espressione è corretta perché è tutto espresso in millimetri e in minuti, quindi per fare la passata da 300 mm l'utensile ci impiega 5 minuti di tempo. Vediamo nella pratica se questo è vero. Allora ragazzi, qua siamo in A1 e abbiamo impostato un avanzamento di 0,15,8. Questo in realtà è più un 0,16 che un 0,15, però per il nostro esperimento cambia veramente poco. E a 400 giri percorriamo i 300 mm, vedete, li ho impostati qua sul visualizzatore, e vediamo con il cronometro quanto ci mettiamo. E iniziamo. Allora ragazzi, per percorrere i 300 mm ci abbiamo messo 4 minuti e 40 secondi. Ce lo aspettavamo perché l'avanzamento non è proprio 0,15, è più un 0,16, ma soprattutto i giri del mandrino non erano 400 come chiama la tabella, ma erano 420 come indicava il display del contagiri. Quindi, se andiamo di nuovo a fare i calcoli, vediamo che il risultato è più che attendibile e l'esperimento è riuscito. Anche in fresatura vale tutto quello che abbiamo detto in tornitura. Quindi i valori di avanzamento in sgrossatura sull'acciaio sono compresi tra un mezzo e un quarto del raggio di punta dell'inserto, però a differenza del tornio, gli utensili da fresa hanno normalmente almeno due inserti. Quindi il valore dell'avanzamento totale sarà F totale uguale a F unitario per Z, dove Z sono il numero degli inserti. Quindi, se decido di lavorare con un utensile a 3 inserti con raggio di punta da 0,4 mm e assumo come valore di avanzamento 0,15 mm a giro, l'avanzamento totale sarà 0,15 per 3, cioè 0,45 mm a giro. Sulle fresatrici non si può impostare l'avanzamento, ma si può impostare solo la velocità di avanzamento. Quindi, sapendo che la fresa dovrà ruotare a 1200 giri al minuto, basterà fare velocità di avanzamento uguale all'avanzamento totale per il numero dei giri del mandrino, quindi 0,45 mm a giro per 1200 giri al minuto, che fa 540 mm al minuto. Se ho un CNC, scriverò sul parametro 540 mm al minuto. Mentre se ho una fresatrice manuale, imposterò un valore il più vicino possibile ai 540 mm al minuto. Quindi per le frese non si imposta mai l'avanzamento, ma si imposta la velocità di avanzamento, mentre al contrario sui torni si imposta solo l'avanzamento e la velocità di avanzamento è solo una conseguenza della sincronizzazione con i giri mandrino. Considerando un raggio di punta inserto da 0,4 mm, in tornitura, per ottenere una finitura liscia, bisogna impostare un avanzamento che va da un massimo di 8 centesimi a giro ad un minimo di 5 centesimi a giro. Mentre per la fresatura, dove normalmente le frese a candela hanno un raggio di punta da 2 decimi, per ottenere una finitura liscia, bisogna impostare un avanzamento che va da un massimo di 4 centesimi a giro per tagliente a un minimo di 1 centesimo a giro per tagliente.
la profondità di passata e la quantità di materiale che l'utensile asporta rispetto ad un piano iniziale. La grandezza è espressa in millimetri e normalmente viene indicata con la lettera AP sui parametri e con la lettera U maiuscola nella programmazione CNC. Come detto a inizio video, il valore della profondità di passata degli inserti è indicato sul retro delle scatole. Però anche qui in sgrossatura vale la regola che la profondità di passata deve essere almeno uguale al raggio di punta dell'inserto adoperato più un decimo. Questo vuol dire che se sto sgrossando con inserti aventi raggio 0,4 mm dovrò asportare almeno 5 decimi di materiale. Per la profondità di passata massima non c'è una vera e propria regola, o almeno io non la conosco. Personalmente in sgrossatura come profondità di passata non supero mai il millimetro e mezzo, con inserti aventi raggio di punta da 4 decimi, e penso che andare oltre i 3 mm di asportazione sia esagerato per quanto riguarda il raggio 0,8, ma soprattutto per quanto riguarda il raggio 0,4, ovviamente un po' più debole. Per la profondità di passata in finitura, per quanto ne sappia io, vale la regola che l'asportazione deve essere pari al raggio di punta dell'inserto adoperato. Quindi, se devo fare la finitura con un inserto avente raggio di punta 0,4 mm, dovrò asportare almeno 0,4 mm di materiale. Ci tengo a precisare che personalmente, sia sulle macchine CNC che sulle macchine tradizionali, asporto 0,15 mm con inserti raggio 0,4 e devo dire che mi trovo molto bene, nonostante io non rispetti la regola detta poco fa. Concludo dicendo che in commercio non ci sono solo inserti con raggio di punta da 0,2, 0,4 o 0,8 mm, come abbiamo sempre visto su questo canale, ma la gamma è ben più ampia. Il punto è che quelli sono inserti che lavorano su delle macchine grandi e particolari e a noi utilizzatori di macchine comuni non interessano particolarmente. Bene ragazzi, anche il discorso avanzamento e profondità di passata lo abbiamo affrontato e va a fare un unico pacchetto con il video dedicato alla velocità di taglio. Se ve lo siete persi vi lascio il link del video in descrizione. Io intanto vi ringrazio, spero di aver tolto qualche dubbio a più di qualcuno, vi invito a iscrivervi e a condividere il video perché aiuta tantissimo il canale e come al solito ci vediamo al prossimo video.